Developers, 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 developers. Avuto un gran colpo di culo, non siete approdati al top, al massimo dei massimi.
dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Capodanno 6, 5. Vabbè, vabbè, adesso vado. Let's go. Sarò totalmente scentrato. Oddio, oddio. Non ho regolato la... Vabbè, ormai... Perché questa luce mi dà un po' fastidio. Oh, va un po' meglio. Stavo abbronzando più che in vacanza a momenti con questa luce. Cioè, no, è qua, c'è il gattino. Il gattino con l'elmo, quindi... Vabbè, cioè abbiamo un po' la grafica del canale, non tanto migliorata, ma un pochino qualcosina di, come dire, quantomeno particolare. Ecco, a parte questo... Sono un mese e mezzo che non faccio nulla qui, per cui secondo me mi hanno dato per spacciato per arreso, invece non mi sono arreso, però non sono neanche andato in vacanza, però a giugno, quindi ho fatto proprio un mese e mezzo di pausa, visto che c'era già un po' di gente in chat, ben arrivati. Su questa bisogna vedere un po' se ho tutto sotto controllo, perché è la prima volta che provo. Un saluto da Barry. Ciao Jax, ben arrivato. Nomi noti, quindi paura che questo gatto mi arrivi da... Tra un po' arriverà l'originale, perché era qui in giro che aveva dei langurini. Gli ho preso delle crocchette che non è che gli piacciono tanto, quindi lui le lascia lì e poi viene a mendicare. Come piccolina la chat, non so se si legge bene, ma vabbè, tanto c'è quella dell'app. Hanno fatto qualche aggiornamento sull'app di Twitch, ma non è che l'ha migliorata. Adesso sembra TikTok, ma non è TikTok, e c'ha un aspetto diverso da quello che dovrebbe fare. Poi un po' di problematiche diffuse. Non dà punti canale in certi casi, quindi non è proprio fatta proprio bene, anzi direi che è fatta abbastanza male. Poi da quel che ho sentito vogliono fare aumenti a non so che cosa, quindi secondo me Twitch ha un po' un problema di monetizzare Twitch, quindi secondo me non ci stanno dentro con le spese, hanno un po' questa difficoltà. Quindi mi aspetto che prima o poi qualcuno ci farà pagare qualcosa, perché si vede che con gli abbonamenti non ci stanno dentro, però ci sta. Quindi non ho idea, non gli faccio i conti in tasca, però vedo sempre che c'è un po' di problematiche. E quindi avete fatto vacanze, vi siete rilassati, avete fatto...
Tra l'altro adesso devo provare un po' gli effetti speciali perché allora intanto ci sono le emoji del canale che è un po' che mancavano e quindi non so neanche se ballano sullo schermo. Sì, no, ci sono, ci sono. A parte che compaiono a video, ce n'è un tot gratuite che si può, adesso non so se voi seguite anche altri canali perché qui portiamo un argomento un po' specifico, un po' particolare, anche se io altri canali di gaming li seguo e sono un po' strani, sono canali un po' strani e quindi di sviluppo pochi perché non sono in tanti a sviluppare. Sì, c'è qualcuno, però fanno un po', come dire, si mettono lì, fanno anche dei live di 4 ore, però non è che facciano, lavoricchiano, ecco, io non... Non posso lavorare in live sia perché il cliente potrebbe dire che fai, che dopo ti distrai, e quindi a parte quello si vedrebbe sorgente che non è di dominio pubblico, per cui non so come facciano questi. Sono molti canali inglese. Sono cambiati anche i punti canale, a proposito, quindi i punti canale sono quelli che, per chi non, perché io vedo tutti in inglese, forse è solo BS, che fa... Ah, quelli di default. Sì, tra l'altro hanno aggiunto roba tipo effetti sul messaggio, screen celebration, queste cose qui. Che tra l'altro non so se funziona. Ah, forse funziona sulla chat, quindi non dovrebbe aver bisogno di. Non dovrebbe aver bisogno di cose particolari. I reward, i punti canale sono diventati da bug fix a linee di codice, perché secondo me è più. Anche se. Ho pensato adesso, poteva essere più interessante mettere tazzine di caffè come punti canale. Adesso ci penso. Prima di abituarmi alla linea di codice, può essere che il caffè sia una cosa più indicata, anche perché gli sviluppatori si savano a caffè, quindi ben trovato ID Simon, ben arrivato. Se leggo sempre bene il nick. Intanto vedo dei canali dove c'è gente con nick lunghissimi, un po' come il mio, ma io cerco di mettere le maiuscole così si capisce. Poi ho partecipato a qualche live di Embarcadero dove facevano vedere, c'è stato una sorta di camp, come lo chiamano lì, di bootcamp estivo di programmazione in inglese. Quando leggono il mio nick fanno una fatica. E io devo sempre spiegare, glielo spiego in chat, gli dico che praticamente è l'equivalente di it builds, ends, o so it works, then it works, non saprei neanche come tradurlo, quindi scrivo in pascalchese esattamente, vedi che non... per cui tu hai messo l'underscore, quindi sei Pythoniano già, quindi già... A proposito di Pythoniani, che è la cosa che stasera... Diciamo, andremo a vedere perché devo farci un po' di cose ovviamente a titolo personale, quindi guarda che muscoli, sto mettendo dei muscoli incredibili, mannaggia la palestra, mi è cambiato anche un personal trainer, l'altra sera mi ha fatto fare quello che lui chiama un circuito, io l'ho chiamato Via Crucis perché tra gli esercizi e le ripetizioni... C'è sempre sulla palestra campeggia il logo, il tuo corpo è uno solo e per tutta la vita, che è un po' come dire, ci devi tenere dietro perché se perdi quello non è un altro, però io gli dico sempre, vale anche però al contrario, cioè se tu mi fai scoppiare, anche lì dopo io ho finito, quindi se non mi fai partire, se mi fai prendere un infarto mentre sono in palestra, mentre la scala, il vogatore... Però diciamo che dà i suoi risultati, via, possiamo dire che non ci fa male. Quindi, come dicevo con loro, costa molto. Loro dicono, ma possiamo fare un'offerta. Io ho detto, no, ma non parlavo di soldi, non era un problema di soldi, ma era un problema di sforzi. E quindi, però dai, ci fa bene. Quindi un po' di novità, allora ci sono le emoji del canale, quello ve l'ho già detto, però lo ridico perché siccome le ho acquistate, quindi ci ho speso anche, ce ne sono alcune carine, tipo il ride, c'è cioè quella che ti sala in testa e quindi col sale in testa. Ci
Ce n'erano altre che erano un pochino più belline, ma ce n'erano erano un po' meno assortite. Tra l'altro le emoji vanno approvate, Twitch te le deve approvare una per una per vedere che non siano una cosa bannabile o qualcosa del genere. Infatti in un altro canale che seguo c'è una, fondamentalmente c'è come emoji una scimmietta che si masturba, perché quello fa, e quindi quello. Carina nuova grafica, grazie mille. Diciamo, niente di che, però alla fine ho detto, vabbè, prendiamo il tema spartano, mettiamo l'elmo spartano anche al gatto e quindi mettiamolo anche sul logo, mettiamolo un po' in alto, mettiamolo un po' dappertutto. Scegliamo colori vicini e quindi ho sfruttato, diciamo, il mio mese mensile di Canva per produrre qualcosa, con un po' di qualcosa di animato. Ci sta, dai, alla fine, per fare un po' di cinema, come si può dire, quando non ci si arriva con i contenuti, bisogna arrivarci con un po' di. Poi c'è chi fa molto peggio, ecco, c'è chi ha un po' più dei. Infatti dovrei mettere qualche suono, qualcosa di più raffinato, ma intanto bello sperimentare, ecco, da quel punto di vista lì, quindi. Vedo che c'era un bot che non mi sembrava di averlo attivato, ma che sta spammando ogni tanto qualche messaggio. Il compila quindi bot. Compila quindi bot è un nome. Poi ho messo qualcosa anche nei punti canale, qualche cosa da riscattare, perché secondo me qualcuno ne avrà un po'. Vabbè, cose, ovviamente tiro su un po' i punti anche perché alcune cose. Se riesci ad alzare il livello del microfono, il microfono dovrebbe essere già abbastanza alto, però forse è lontano, può essere per quello, o forse girato. Dovrei prendere uno di quei microfonini, perché io l'avevo già alzato, vediamo, Advanced Properties. L'avevo già alzato come percentuale, però non volevo che si sentisse troppo fruscio. Però dovrebbe andare bene. A meno, qui vedo la barrettina che arriva sul giallo, quasi sul rosso, quindi ciao Giordano, ben arrivato. Oh, stasera c'è un po' di bella gente. Anzi, faccio i saluti con le mie emoji. Ma se io mi posso riscattare qualcosa, se mi riscatto qualcosa con i bit di pa. No, allora no, non mi. Allora non lo faccio, che non. Però le emoji del guerriero spartano non sono male, tutto sommato ci stanno, quindi mi è già andata via la voce che non è neanche iniziato. Poi devo vedere un altro po' di opzioni che ci sono in giro, ma tutto sommato. No, poi qui sotto ci sono i box con l'ultimo abbonato, che tra l'altro. Non mi ricordo, non so neanche se l'avevo ringraziato, perché non mi ricordo. Li hai fatti tu? No, le emoji non. Io non sono purtroppo bravo a disegnare. Ci ho provato con l'intelligenza artificiale, anche se mi dà. Ad esempio, l'AI ha fatto il gatto che vedete di qua, l'avatar che c'è su, e quindi. No, in questo caso li ho proprio acquistati come pacchetto su. Adesso non mi ricordo. Ci sono siti che li rivendono, però io penso che di averli preso su Etsy, che è un sito che vende chi fa cose, diciamo, creative. Quindi ci puoi comprare un quadro, ci puoi comprare magliette, ci puoi comprare cose ricamate oppure delle emoji. E in teoria ne vendono un tot. C'era un altro pacchetto che era molto più inflazionato, però era un po' più ristretto, ce n'erano un po' meno. Ma era più carino, però c'era, diciamo, il guerriero si vedeva sempre solo gli occhi. Era un po' più simpatico ma un po' meno vario. Questo invece aveva, diciamo, sia delle emoji animate, perché alcune sono anche animate, adesso io non mi ricordo neanche di preciso quali sono, però tipo quella che si incazza, che fa il. Per chi, diciamo, segue il canale, alcune forse sono bloccate perché sono nel gruppo sotto abbonamento, perché Twitch ti dà vari gruppi. Alcune che metti che sono gratuite, poi gli slot quando sono finiti hai altri slot, però quelli tendenzialmente sono
come dire, il tuo spazio riservato agli abbonati. Non riesco neanche a sbloccarle tutte, quindi però si possono usare anche su altri canali. Infatti, io li uso adesso, li uso abitualmente, così fanno un po' da promozione. Quindi ci stavo a usare questo tema dello spartano. In realtà, tra le cose riscattabili c'è anche un'altra cosa, tipo adesso mi indossa Elmo Spartano, non mi ricordo come l'avevo chiamata, che non è un filtro, ma è una cosa vera, quindi l'ho un po' limitato, non mi ricordo se a una o due volte per live con un po' di punti, perché siccome diciamo, un po' un problema, però diciamo, siamo un canale serio e quindi ho messo un po' di stupidate, ma sono sempre in sperimentazione, ecco, quindi sono. Allora, vediamo. La chat mi sembra che si legga, forse un po' piccolina, però magari sono io che ho uno schermo un po' piccolo che leggo male, ma tanto non è poi neanche un problema. Adesso mi allargo un po' il video così. Devo ancora un po' provare tutte le cose. Stavo dicendo, mi sposto questa cosa qui, che ce l'ho così non mi dà fastidio. Argomento della serata, giusto per entrare direttamente nel vivo, essendo una live, bisogna entrare nel vivo, altrimenti sarebbe, non saprei come chiamarla. Tra l'altro ho degli effetti, vabbè, poi li uso perché sicuramente in alcuni momenti mi serviranno senz'altro, per cui li userò, che mi daranno una mano per fare diverse cose. No, dicevo, volevo, come primo argomento avevo messo DeFi e Python perché era un argomento che mi sono ripromesso di portare più volte avevo già fatto qualcosa con Python, con la VCL, avevamo fatto un po' di sperimentazioni, però mi riferivo proprio a Python for Delphi perché ho visto qualche webinar tempo addietro. Poi se ne è parlato anche in varie conferenze come TDFCon, mi sembra già un anno e mezzo fa, forse anche un paio d'anni, ormai è già passato un po' di tempo. Cioè questi componenti mirabolanti, questa libreria di componenti mirabolanti, dico mirabolanti perché fondamentalmente fanno tutto quello che serve, e quindi c'erano anche delle slide in circolazione con qualche, però c'è anche il webinar online sul canale di Embarcadero, cercate Python for Delphi webinar, lo trovate praticamente subito. Perché volevo utilizzare delle librerie in Python, per cui volevo ripassarmi questi componenti su cui non c'è tantissima documentazione, nel senso di manuale con scritto benvenuto nel fantastico mondo di Delphi for Python. Ci sono, come dire, molti esempi dentro. Adesso mi avvicino un attimo così forse si vede, si sente meglio. C'erano molti, molti esempi allegati col pacchetto, però mancavano, diciamo, non c'è proprio una documentazione su vari articoli, vari tutorial. Gli esempi sono molto indicativi perché si capisce subito, diciamo, quello che è da fare, però, come dire, valeva la pena. Sto studiando da un po' Python, carino come linguaggio, con i suoi pro e i suoi contro, sì, quello come tutti i linguaggi. Diciamo che, allora, aspetta che guardo se trovo quelle slide, trovate o trovate, vediamo se riesco ad aprirle, così passo direttamente allo schermone, però mi apre questi bookmarks che non voglio, ok. No, è molto interessante. Non deve essere un tutorial, quindi quando apro qualcosa di bianco cambia la luminosità qui, però se mi metto questo faro devo trovare una posizione adatta che faccia un po' di luminosità ma non me la spari sui denti, perché è una roba veramente incredibile. Se la metto sotto sembrano i racconti del terrore. Perché ho preso una lampada che viene giù dal monitor e quindi è molto più localizzata. Forse se la metto così. Vabbè, tanto poi che mi interessa, tanto tra un po' si vede lo schermo, quindi io non mi serve poi neanche più di tanto, onestamente. Quindi
quindi dovrebbe fare un po' di background, però adesso cambio schermata, vediamo se funziona il cambio screen, così c'è questo effetto glitch molto molto molto. Tanto la webcam c'ha una pieghetta, simil pieghetta fatta a foglio, quindi non sapevo che cornice metterci, non ci ho messo la cornice. Mi rendo conto adesso che c'è però la chat che va un pochino sotto, va sotto, ah no, è l'immagine che va sopra, quindi l'immagine dovrebbe stare sotto e poi dovrebbe stare forse anche un po' più in alto, perché beh, sai che la chat potrei anche metterla. Faccio operazioni in diretta molto. Allora, vediamo se riesco a spostarla. No, come si fa? Così? No, così si allunga? No, forse no. No, non si allunga. Tac. La piazzo lì. Forse facevo prima fare un. Boh, fare così. Così sta in alto e non si vede un tubo, però. Ah, perché c'è questo bianco che rompe un po' le scatole. Vabbè, dai. Aiuto, questo segue. Si ridimensiona. Ecco, ci sono queste slide che ho trovato. Vabbè, tanto la chat più o meno la vedete. Potrei andare anche full screen, forse con questo. Beh, che si vede bene. C'è un po' di introduzione, però non c'è scritto tantissimo, il più sono gli esempi, però ci sono i primi passi. Forse meglio inizio a aver caldo, accendo anche il, tanto dovrebbe cominciare, aspetto il brecchettone, così che c'è un AD break in arrivo. E dicono un po' qualcosina queste cose, Python Library Object Identity Code, Wait, demo? No, non è quello che cercavo io. Quale cercavo io? Perché non era proprio questo. Questo ok, ci sta. Però sembrava di averlo scaricato. Niente, adesso lo vado a cercare perché non. Questo levati un attimo. Secondo me l'ho lasciato in un'altra cartella che non mi ricordo dov'è. Ah, eccolo qua. Ok, ho trovato. Ok, PyDevelopers 2. Ok, dovrebbe essere questo qui. Dovrebbe essere quello giusto. Zacchete. Dove c'è un po' di guida. Mi vado a prendere una cosa. Ho acceso il condizionatore perché qui dentro inizia ad esserci caldo e quindi c'è abbastanza caldo. Allora, contents, quindi Python for Delphi Developers. Partiamo da qui, ci studiamo un po' di esempi, un po' di documentazione e poi vediamo un po' che fare di bello. Queste sono delle slide in PDF che sono state allegate, sono state pubblicate su SlideShare, che in realtà è diventato un sito a pagamento. Il problema è che quel sitarello a pagamento si è, cioè, se vuoi scaricare un PDF ti chiedi di pagare dei soldi, ma i PDF che si scaricano sono quelli che mettono gli utenti gratuitamente, tra cui ce li avevo messi anch'io. Cioè, SlideShare era un sito per condividere delle slide. A un certo punto, con tutti i contenuti che aveva, qualcuno se l'è comprato e se vuoi scaricare devi pagare. Però, cioè, che un sito faccia pagare un utente per poter scaricare le slide che io ho messo gratis, che volevo distribuire gratis, mi dà un po' fastidio, onestamente, devo essere sincero. E quindi, anche perché la cosa poi tocca anche a me quando devo fare la stessa cosa. Vabbè. Allora, Python for Delphi Developers, queste sono le slide del demo, c'era un po' di introduzione che comunque è una cosa interessante da ripassare perché ci sono dei discorsi interessanti da fare su questa integrazione che secondo me è una di quelle più
come dire, più potenti, usando questo termine molto generico e abbastanza che ci siano in giro, perché i due linguaggi sono molto diversi, parlando di Delphi e Python, perché uno è fortemente, fortemente tipizzato, statico, per la maggior parte, anche se poi se usiamo le reti TI può diventare anche dinamico, fortemente tipizzato, statico, compilato, ha tutte queste caratteristiche. L'altro invece è un linguaggio dinamico, comunque tipizzato, non è proprio un JavaScript, ecco, cioè se mettiamo mele in pere potrebbe arrabbiarsi, quindi non è così tollerante, ecco, da questo punto di vista. Però è completamente dinamico, possiamo creare al volo liste anche solo dichiarandole, quindi abbiamo un linguaggio fondamentalmente di scripting, quindi molto flessibile, interpretato, quindi abbiamo proprio le due fazioni con caratteristiche talmente diametralmente opposte che un'integrazione tra i due è una cosa spettacolare da questo punto di vista, perché, come dire, riusciamo a unire i punti di forza dell'uno con quelli dell'altro, senza dare per scontato che, ad esempio, ci ho provato con alcune librerie, ad esempio per un corso che ho dovuto tenere su Python, come demo gli ho fatto vedere comunque la VCL anche per Python, perché ci stava, quindi uno deve fare delle interfacce, più che altro perché così parlare anche un po' di Delphi, però alcune librerie tipo TK, Inter, e altre simili, ci sono quelle più, come dire, raffinate, più che hanno un aspetto più gradevole, che sono più nuove, ma che magari deficitano di un po' di componenti. Ci sono quelle più complete, ma che hanno un aspetto vetusto, quelle che non sono cross platform. Ci sono tante librerie e sceglierne una in Python diventa un pochino, c'è un po' troppo l'imbarazzo della scelta, con troppi vantaggi e svantaggi da svariati punti di vista. Nel caso invece qui di Delphi sappiamo che tra lead, il linguaggio, ma anche le librerie VCL, a maggior ragione con FireMonkey, quindi siamo totalmente cross-platform, questo problema non ce l'abbiamo, quindi però ecco, il linguaggio è abbastanza statico, tipizzato, compilato, alcune feature, ad esempio se ci servisse qualcosa da scriptare non le possiamo sfruttare, ci sono componenti ovviamente anche per Delphi, per scripting in Delphi, però tutti i casi in cui si deve agire con il linguaggio di scripting si va a cercare qualcosa di non Delphi, che però se è qualcosa di custom rischia di essere, come dire, un po' problematico, perché chiaramente non c'è la conoscenza, non c'è il supporto. Invece usare Python come linguaggio di scripting vuol dire fondamentalmente aprirsi a un linguaggio, una sintassi che è globalmente diffusa, globalmente forse attualmente la più utilizzata, ecco, dopo tra JavaScript e Python fondamentalmente quella più conosciuta, con anche però la possibilità di usare tutte le librerie che ci sono per Python, quindi questo è un altro buon motivo per cui questa slide era carina, perché dice perché io come sviluppatore di Delphi mi dovrei interessare perché, a Python in sé, perché comunque la popolarità è in crescendo, quindi comunque qualcosa che va conosciuto, va approfondito e non si può ignorare dal mio punto di vista, soprattutto in un'ottica di sviluppare servizi che magari sono fatti microservizi, ci sono plugin, ci sono magari tutta una serie di moduli che potrebbero essere tranquillamente sviluppati in Python con i dovuti connettori, magari con un Rabbit che ti veicola dei messaggi per metterlo in comunicazione con altri software scritti con linguaggi diversi, tipo .NET oppure appunto lo stesso Delphi. È sicuramente il linguaggio, diciamo, scelto maggiormente per tutto quello che riguarda il machine learning, deep learning, data analytics, perché ci sono un sacco di librerie che hanno delle potenzialità in questo senso, poi manipolare i dati. Chiaramente un linguaggio dinamico ti dà molti vantaggi da questo punto di vista. Vabbè, che sta rimpiazzando Java, ok. Elevato numero di package, quindi 250.000
secondo me non è aggiornato questo, cioè, sono passati un paio d'anni da questo, da queste slide, quindi forse anche qualcosa di più, forse anche tre, e quindi direi che adesso il numero probabilmente è ancora più esploso. Tutte quanto open source, Python stesso open source, quindi ci sono tutta una serie di vantaggi. È percepito come produttivo e facile da imparare, quindi se io mi sviluppo un plugin, un'estensione alla mia applicazione Delphi usando Python, è chiaro che ho la comodità di adottare un linguaggio che non è, voglio dire, come si chiama, quello che gira Monicelli, quello che c'è su GitHub dove scrivi le funzioni usando la supercazzola con scappellamento, cioè è un linguaggio che molti conoscono e quindi non stai adottando nulla di custom, tutto da testare, da sperimentare e nulla di poco conosciuto. E hai ovviamente una serie di punti di forza che sono complementari a Delphi. Poi qui c'è tutto un elenco di sinergie potenziali, motivo per cui questa sinergia implementata poi da questa libreria, che secondo me è fatta benissimo, e il fatto che funzioni è garantito dall'esistenza di un tool che si chiama PyScripter, che è un editor per Python fatto e finito. Non molto diffuso perché ovviamente Visual Studio Code, PyCharm, eccetera, rubano ovviamente la scena anche a ragione a tutti gli effetti perché sono degli ottimi ambienti, però non è malaccio. Io per attività di formazione lo uso perché comunque è relativamente semplice, supporta qualche tema, è nativo, è veloce, non ha tutte quelle cose arzigogolate che magari in PyCharm possono tornare utili, però per un neofita meno roba si trova tra i piedi da questo punto di vista, però c'è il completamento del codice, c'è la documentazione quando ti posizioni su qualcosa, c'è il post mortem per cui puoi tornare, oddio, andato giù, no, si è scollegata la chat, puoi tornare, come dire, a rivedere in che punto sei fermato in caso di eccezione quando ti esplode il programma, quindi insomma hai una serie di vantaggi che sono abbastanza indubbi. È un tool che comunque funziona ed è fatto con questi componenti ed è scritto in Delphi. Embarcadero se l'è, come dire, preso un po' sotto la sua ala, se l'è finanziato, se l'è un po' risistemato, e che secondo me è una gran bella idea. Quindi viene distribuito per, come dire, anche promuovere quello che tecnicamente puoi fare con Delphi e il fatto di quanto bene ti può integrare con Python, perché l'IDE forse non c'è programma più integrato con una piattaforma che un IDE pensato per svilupparci, quindi più di così direi che non si può fare. Python Scripting Language, quindi per cosa potrebbe essere utilizzato? Accedere a tutte le librerie che sono per Python, quindi io una libreria non me l'hanno fatta per Delphi, uso questo componente, me la importo in Delphi e uso il runtime di Python per eseguire quel codice. Quindi fondamentalmente ogni libreria Python può essere in questo caso quasi automaticamente una libreria Delphi. Pure un linguaggio di scripting dove ci torna comodo, ad esempio ho un'applicazione, un ERP. Ho una formula personalizzata per il cliente, o magari il cliente si deve personalizzare un calcolo, lo scrive magari in uno script molto semplice, in modo che pur non sapendo, non conoscendo in modo approfondito il linguaggio, vede quella riga, quell'espressione, sa che cosa vogliono dire le variabili, se la può personalizzare, non so, dividendo, magari c'è un calcolo dell'IVA, fai un diviso 100 per 22, lo metti in un file esterno, un domani cambi idea. Cosa fai? Vai in quel file, lo modifichi e senza ricompilare il tuo eseguibile hai già direttamente la tua formula aggiornata, perché è fondamentalmente una stringa che puoi passare a un valutatore, fargliela valutare, ottenere il risultato. Quindi una stringa, se vogliamo valutare delle espressioni, ma possono anche essere una serie di istruzioni. Ad esempio potrebbe essere una configurazione smart, nel senso che abbiamo un file di configurazione che non è un file di dati tipo un JSON, XML o qualcosa, ma è un file Python dove dentro noi magari, non so, passiamo un oggetto che contiene delle proprietà, quindi esponiamo da Delphi una classe, un oggetto a Python con delle proprietà e tramite script io faccio la mia configurazione facendo delle assegnazioni a queste proprietà
con dei valori. Magari poi, non so, c'è una connection string, potrei dire devo passare una password, la voglio criptare, metto nello script la chiamata a una funzione, quindi chiamata fatta e scritta in Python di una funzione che però viene iniettata in Python perché è sviluppata in Delphi e grazie alla libreria Python for Delphi riusciamo a iniettarla dentro al runtime, all'interprete di Python e quindi lo script fondamentalmente la chiama, però siamo noi da Delphi che eseguiamo il runtime di Python, eseguiamo uno script a cui esponiamo funzioni che lo script poi a sua volta può richiamare. Quindi c'è questo confine di queste due entità diametralmente opposte come caratteristiche, si parlano e si complementano, quindi secondo me è un matrimonio perfetto da questo punto di vista. Make code, stavo guardando, developer di Delphi, accessible from Python script, vabbè, quello che dicevo prima, se hai del codice sviluppato, in realtà poi questo è quello che viene anche in Python, perché l'interprete in Python abbiamo delle funzioni di sistema che riusciamo a invocare perché fondamentalmente Python non è altro che un exe che ha caricato delle DLL, non mi ricordo se fatte in C o in C++, che hanno le primitive e legge delle istruzioni e quindi le istruzioni o usano quelle primitive che non sono scritte in Python ma sono compilate in un linguaggio nativo, oppure queste istruzioni vanno a creare delle sovrastrutture, classi, eccetera, che lavorano, cioè che creano elementi all'interno dell'ambiente, ma la base di per sé dell'interprete e di alcune funzioni sono implementate nativamente. Quindi qui è proprio il caso di dire, non so, io lavoro abitualmente in Python, devo, non so, fare una funzione un po' delicata che fa cripto e decripto, che è un algoritmo un po' particolare, io eseguo il mio codice da Delphi e lo implemento in Delphi in modo che quello sia compilato Win32, Win64, che non è che non sia, come dire, decompilabile o che non si capisca cosa fa, però già richiede una conoscenza in più che non sia quella di dire apro il file, leggo il sorgente e capisco come funziona. Quindi diciamo che ci vuole un po' di esperienza in più da quel punto di vista. Quindi può essere usato anche a questi scopi. Io lavoro abitualmente in Python, lo voglio integrare con una funzione, faccio la DLL fatta in Delphi che magari è una funzione dove ti serve un performance in più e quindi grazie all'ottimizzazione che ti dà Delphi come linguaggio compilato riesci come dire, a ottenere quel benefit, però non scrivi tutto in Delphi perché ti piace Python e il resto lo scrivi tutto in Python. Quella secondo me è una vera figata da questo punto di vista. Quindi combine the strengths of each language, sì, cioè alla fine ovviamente metti assieme, puoi farci la GUI, quindi puoi, in realtà sei un sviluppatore Python ma non ti piacciono le librerie, la sviluppi in Delphi, lì oltre a Python for Delphi, sì, diciamo che tu potresti esporre a Python una classe che manipola una finestra in Delphi e quindi in un certo senso gli fai fare, come dire, fai una sorta di come la Comma Automation di Word, cioè tu piloti, è come se tu rendessi la tua applicazione pilotabile con un'interfaccia che decidi tu tramite oggetti che esporti in un ambiente di runtime dove lo script, ricevendoli, può essere customizzato e magari, non so, è un'interfaccia che parte dove mi carico degli script che fanno da plugin, i plugin chiamano dei metodi che vanno ad aggiungere delle voci di menu al mio applicativo, che ne so, cioè si può fare di ogni. Però, essendo che ci sono anche le librerie Delphi VCL e Delphi FMX per Python, è una bella aggiunta dove praticamente è stata esposta tutta la VCL, ovviamente la parte rilevante, cioè la parte legata all'interfaccia utente, rilevante nel senso che non che ad esempio Fire Duck l'accesso ai dati non sia rilevante, ma l'accesso ai dati non è stato esportato dalla VCL a Python, perché Python ha i suoi. Alle sue librerie di accesso ai dati ed è giusto usare quelle. Se però vuole visualizzare qualcosa, può usare la VCL o fare Monkey di Delphi per visualizzare le finestre con supporto ai temi, con grafica 3D, 2D nel caso di fare Monkey, anche cross-platform. Quindi lo script può girare su Python e anche l'applicazione visuale può girare su Python. Quindi c'è tutta questa bella robina qui e quindi è una cosa molto interessante da questo punto di vista, almeno secondo me. Vabbè, qui c'è la popolarità di Python, questo indice è sempre un po' particolare perché
C'erano anni dove Delphi era in calo, poi in alcuni anni avevano splittato Object Pascal e Delphi, quindi dividevano i voti per due. Poi dopo adesso è ritornato, siamo addirittura sopra Swift. È un indice questo che non, cioè, ci è spiegato come è calcolato, ma secondo me non è mai un linguaggio di rimente, anche perché se per fare un'applicazione io uso un linguaggio di nicchia che non usa nessuno, ma che la fa bene e continua ad essere supportato, sì, è vero, non essendo di nicchia, magari fatico a trovare persone, fatico già skillate, magari la documentazione, però di Delphi ne esistono pacche e pacche e tonnellate, quindi persone che vogliono sviluppare, insomma, parlano Delphi come qualunque altro linguaggio, quindi non lo so, io lo vedo sempre come un problema, in questo caso un po' marginale, comunque dal mio punto di vista io lo conosco, quindi come si dice, frega niente. Dai, chiaramente capisco la problematica, però questo è come dire, è un problema un pochino diverso, però insomma è un'altra questione. Però questo è l'indice di popolarità di Python, che ovviamente questo è innegabile, al netto di comunque fare queste grafiche, questa roba che sia, come dire, in crescita, interesse nel corso del tempo. Sì, qui adesso c'è la mia testa e quindi non si vede bene, però potrei anche, vediamo se riesco a toglierla, però anche qui non so che cosa vuol dimostrare. Certo, Java su trend ha meno interesse, ma probabilmente ci sono anche meno ricerche perché, essendo un linguaggio consolidato, magari c'è meno gente che ha bisogno di cercare cose, perché le cose poi, quando non cambiano da un giorno all'altro, chi le ha imparate le riutilizza e non ha bisogno di cercare di nuovo. Questi indici basati sulla ricerca, insomma, sono un pochino lasciano il tempo che trovano, insomma, come si suol dire, secondo me, perché poi è chiaro che anche su .NET puoi trovare migliaia di ricerche, perché ogni volta che il framework viene aggiornato, fare le stesse applicazioni comporta in molti casi un cambio applicativo di codice, quindi devi trovare il modo nuovo con cui fare le cose che spesso sono le stesse cose che facevi prima, per cui di questo, diciamo, questo Google Trend di ricerca dipende un po' dal tool, dipende un po' da quello di cui si parla. Ah, bello questo specchietto che riassume un po' le maturity. Ultimamente ho letto un articolo che diceva che Oracle sta cambiando le licenze Java puntando sull'Enterprise. Ci potrebbe anche stare, però sì, sull'Enterprise sicuramente è molto utilizzata, molti che iniziano oggi sicuramente, se lo fanno per diletto, non partono da Java. Cioè, sì, che sono a pagamento, lo davo per scontato. Quando c'è Enterprise, l'Enterprise è quella che può, o è l'astronave, o è l'azienda che si può pagare le licenze. Come MongoDB Community, MongoDB Enterprise, se ci metti Enterprise. Infatti, quando io farò compila, quindi va Enterprise. No, vabbè, questa è una cazzata, quindi sarà un vero bagno di sangue. Quindi, a proposito di bagno di sangue, o anche il bagno di sangue, vedete che questo è il bagno di sangue a tutti gli effetti, giusto per farvelo vedere, ma mi diverto con poco. Cosa stavo dicendo? No, questo specchietto è carino, bellissimo. Ce n'ho anche altri, ne ho messi due o tre, poi non tanti, perché se li fanno, non se li fanno pagare tanto, devo dire, però sì, sono sempre, come dire, lavori di creativi, e quindi è giusto, come dire, pagarli. La maturità, ovviamente, entrambi i linguaggi sono, direi, abbastanza maturi, perché comunque hanno, da Python, vabbè, l'89, chiaramente le prime versioni, Delphi del 95, anche se poi il Pascal del 70, quindi se resistono ancora oggi, direi che ci sono, come dire, buone. Fa capire che il linguaggio comunque resiste, cioè resiste abbastanza. Object Orientation, ci sono entrambi i linguaggi, multiplatform, quindi da questo punto di vista ad oggi sono sul pari, quindi ci sta. Verbosity AI, però non lo direi, secondo me è un giusto compromesso. Ad esempio, un linguaggio molto verboso è Visual Basic, quello
quando fai un for metti un end for, che ovviamente quando metto l'end è ovvio che c'è quello del for, e ci sono alcune parole chiave che sono secondo me un pochino ridondanti e si potrebbero evitare. Lato Delphi, cioè, non ha le graffe, quindi a parte quello c'è il begin and end, ma sul resto direi che tra Delphi e C Sharp non vedo una grossa, come dire, non vedo grosse, ma c'è il bot che sta pubblicando roba. Perché mi arriva ban? No, ok. Forse perché c'è un link dentro con scritto YouTube. Si arrabbierà Twitch che metto dei link con YouTube. Speriamo di no. E, che stavo dicendo? No, alla fine poi, a parte le grafiche che diventano un begin and end, sicuramente più verboso C Sharp, non lo vedo così tanto verboso rispetto ad altri linguaggi. Python ovviamente low, perché per alcuni casi bastano 2 punti. La struttura la dà l'indentazione e quindi REPL è una cosa tipica che sta per read eval print loop, cioè leggi, valuta, stampa e ripeti loop e torna da capo. È una cosa tipica dei linguaggi dinamici come la console di JavaScript, la console di Python, cioè quindi potete lanciare l'interprete Python a riga di comando, c'è cioè il cursore che lampeggia, potete scrivere il codice direttamente lì. In Delphi questo non c'è, ma perché non è un linguaggio dinamico, quindi io non posso iniziare a usare oggetti senza indicarne il tipo, e se è un tipo è una classe la devo dichiarare, quindi devo partire da strutture. Chiaramente questo non è che dica meglio o peggio, il discorso è chiaramente la finalità di utilizzo e le caratteristiche del linguaggio. Cioè, i binari ti costringono su una strada, quindi a rimanere in certi ranghi, e quindi uno può percepirli come limitativi, però scommetto che chiunque di voi prende il treno non percepisce come limitativo il binario del treno, ma è sacrosanto che il treno non vada fuori da. Cioè, dipende ovviamente da qual è il contesto di utilizzo. In questo caso, potendoli usare in tandem, la cosa è anche abbastanza, come dire, abbastanza interessante, perché, come dire, non siamo limitati da nessun punto di vista. Memory management manual, sì, anche qui ci sono, diciamo che non c'è il garbage collector, però esistono tanti espedienti e tanti modi anche in Delphi di, come dire, o semplificare il codice per gestire la memoria, o magari fare uso di interfacce, insomma, utilizzare degli espedienti dove l'allocazione di memoria non rappresenta, adesso anche con i managed records, quindi abbiamo gli strumenti per fare, come dire, per fare cosa, ecco, anche da questo punto di vista. Quindi secondo me la questione si è molto alleviata. Tra l'altro ci sono un po' di pattern che voglio sperimentare usando, scusate che dovrei andare a bere, usando i manager record, e che mi piacerebbe sperimentare, perché consentono di fare qualcosa di automatico anche per la gestione della memoria. Quindi può essere che questo memory management sì, è comunque manuale, è vero, perché in ogni caso utilizzi uno strumento o comunque fai la free esplicita, comunque ci devi pensare. Ecco, quello Python è reference counting, quindi lavora un pochino come le interfacce in Delphi, quindi quando non abbiamo più riferimenti distruggiamo l'oggetto. Qua c'è il mio testone in mezzo, ma faccio quello che ho fatto prima. Faccio prima. No, in realtà non stavo nascondendo nulla perché c'è solo lo spazio vuoto. Però, quindi compile bytecode. Ok, c'è ovviamente uno è compilato in nativo, l'altro genera bytecode direi al volo, se non ricordo male, quando interpreta le istruzioni. Performance, ovviamente pollice in su, Python in giù, ma non perché non sia performante, in realtà perché Python, insomma, dipende da quello che si fa, non si nota, ecco, in modo particolare. Chiaro che istruzioni native per la CPU sono senz'altro ottimizzate da un compilatore, sono senz'altro più veloci dell'ottimizzazione che può fare un interprete che legge tra l'altro riga per riga, quindi un look ahead di un compiler
multitrading in Python c'è, però sì, non è proprio il suo, come dire, il suo pane quotidiano, anche se qualcosa si può fare. Python di RAD, a meno che non mi dimentico qualcosa, direi che non c'è nulla. E poi basta, sono finite qui. Quindi quelli sono i punti di forza che ovviamente porta Delphi, che Python, come dire, deficita un po', perché ha altre prerogative, quindi non sono punti a sfavore, ma ci sono anche i punti a favore, dipende ovviamente da quello che dobbiamo fare. Ad esempio, come il caso del typing, che ho saltato brutalmente, strong static, ma tanto ormai ho già detto 20 milioni di volte. Quindi ok, dopo di cosa si parla? Ok, di queste, quindi questo bridge, perché alla fine è un bridge, che si chiama Python for Delphi, è questa bella libreria che consente di fare un sacco di cose, accedere all'API di Python dell'interprete, high level bidirectional interaction con Python, quindi puoi interagire con l'interprete portando oggetti di là oppure ricevendo valori da Python, castandoli e portandoli su oggetti Delphi, quindi si entra e si esce, si entra e si esce, la radiamo al suolo, questa è un'altra citazione. È possibile accedere a oggetti di Python da tipi Delphi, e quindi tutte le funzionalità assegnate ai tipi di Python sono. Ci sono dei tipi Delphi della libreria che wrappano questi tipi particolari in Python, così come noi possiamo wrappare con l'RTTI e con delle API dei nostri oggetti rendendoli fruibili a questo punto agli script in Python. Possiamo creare estensioni per Python, questo fondamentalmente è quello che c'era nella prima slide ed è una ripetizione, là erano vantaggi, qui sono effettivamente materialmente le cose che possiamo fare. Ci sono persone che sviluppano con C per creare estensioni, ecco, già usare Delphi sicuramente è un linguaggio un po' più di alto livello, credo sia un'opportunità più interessante dell'uso di Python, di C, chiaramente un pochino più, è meno leggibile, ecco, almeno dal mio punto di vista rispetto al classico codice Pascal, che è più leggibile di quello, credo che non ci sia. Delphi Version Support dal 2009 in poi, Windows 64 bit. Principalmente si tratta, qui sto facendo un elenco di questi componenti che ci sono nella libreria. Principalmente sono componenti non visuali, ma c'è anche qualcosa di visuale. Mi pare che, e poi lo andiamo a vedere, io vado un po' a memoria, c'è un componente che riceve l'output, c'è una sorta di console output, c'è anche un guy output, nel senso che se gli dai un GUI output, gli associ un memo, è quello che scrive l'interprete, ti viene scritto automaticamente nel memo senza andare a intercettare eventi, trasferire, come dire, codice da una parte all'altra. C'è anche supporto a Lazarus e Free Pascal Compiler, quindi non è solo Delphi, ma se usate Lazarus come strumento open source, molto simile a Delphi, ma open source, una Delphi community comunque funziona, no? Da quel che mi pare di ricordare, quindi non è un problema neanche quello. Quindi fatto un bel lavorone, soprattutto considerato che è un, come dire, è open source. Quindi select Python distribution, quindi qui c'è un getting started, installare Python. Chissà se può visualizzare un grafico Python. C'erano delle demo in Delphi ovviamente, sì, perché c'erano delle demo dove fondamentalmente se tu fai rendering però di un'immagine la porti in Delphi, l'immagine è un formato standard, se riesci a catturarla con uno stream, anzi, ti dirò, aspetta pubblicità, vabbè, allora io ne approfitto per bere, vi agevolo. Mi agevolo bevendo, così sono. La pubblicità è un po', come si dice in gergo, un dito nel sedere, però. Sono uscito a rovesciarmela. Che c'è di pubblicità? Che cosa si vede di bello? Qualcosa di strano.
Tanto metto dei meme a caso. Questa era la cosa di fine pubblicità. Ci sono. Quindi vi risaluto che siete tornati. Questa è un'applicazione fatta in Delphi, che fa queste belle animazioni con Delphi e Schia. Sono gli sticker di Telegram del developer, e quindi. Ah, queste le avevo già me, le avevo usate poco, quindi c'è, cioè, il confermo di premo, vado a premere, comment o fix. Sono un po' di meme, quindi. Dicevamo, quindi la prima cosa ovviamente è installare Python dal sito python.org. Ecco, mi sembrava che dico dot invece che punto, sono una roba. Strano che non c'è un'arcologia. Quindi qui si scarica, vi rileva già il sistema operativo, quindi vi chiede già di scaricare Python. Io l'ho già installato, è un setup avanti, avanti, avanti fondamentalmente, quindi, cioè, installare Python non è un problema. Tra l'altro Python è anche embedded volendo, quindi in Python for Delphi avete una distribuzione, una sorta di zip dove col componente voi date in giro l'ambiente. Mettiamo che non volete far installare niente così Python. Cioè, prima chissà se è possibile una grafica proveniente da Python. Ah, giusto, è vero. Se tu riesci a tirare fuori uno stream di byte che è un JPEG, un PNG, sicuramente hai la possibilità di stamparlo, perché fondamentalmente il formato è standard. Però mi viene da dire che è sicuramente possibile fare una cosa del genere, perché so che mi pare che in IT Def Con il demo che era stato fatto usava una libreria Python che ad esempio in Delphi mancherebbe per generare un QR code. Quindi fai l'immagine del QR code da visualizzare in Delphi, quindi comunque lo puoi sicuramente portare, sicuramente è possibile. Poi potrebbe essere una di quelle cose che magari ci mettiamo a sperimentare una volta viste, come dire, un po' le funzionalità di questa libreria. Ah, vedevo delle cose in movimento, il sito che sta andando, mi stava flippando, quindi ok. Quindi Python 2 versus Python 3, direi che al momento Python 3 è la scelta, quindi 64 bits, quindi secondo me le dovrebbe supportare entrambe. Però mi pare di ricordare dal webinar che l'avevo vista, adesso non mi ricordo, una cippa, quindi è anche per quello che vado a ripassarmi queste cose, cioè questa sottolineatura sia altamente consigliato. E quindi download run installer, quindi Python 3 64 bit, chiaramente chi ha la macchina 64 bit, ma ormai direi che pure la Fiat Panda 64 bit tra le macchine. Installer, location all user. Poi io direi anche, ricordatevi di aggiungere la spunta che mette nel path i tool di Python, così non dovete andare nel percorso di Python per lanciare Python, pip e tutte le altre. Pip non è un insulto a qualcuno, Python è il package manager di Python, quindi mi veniva package manager, mi veniva la parola. Ah, tra l'altro è scritto qua, scusa, non è che notato. Python package installer, esatto, che avrebbe dovuto chiamarsi PPI a questo punto, però si vede che. Vabbè, dal prompt pip install NumPy, che è una delle librerie più famose, su cui mi piacerebbe fare una sorta di, come dicono gli inglesi, il 101, che si mettono quando c'hai quei esempi tipici perché ti fanno capire un po' come funziona. Ne scaricate diverse, mi piacerebbe provarlo, però ecco, provarla da Delphi già dà tutto un altro sapore alla cosa. Quindi installing invece Python for Delphi, ecco, che è la cosa che mi interessa di più perché non ce ne sono installati. In realtà penso che siano anche su Getit, sul package manager, però probabilmente adesso vado a vedere, però probabilmente da GitHub penso siano più Python
Vediamo se esce fuori Python for Delphi, Python Environment, c'è l'exporter che è una cosa anche questa carina, perché se uno usa Delphi VCL e FireMonkey, disegna in Delphi, se fa, si installa questo plugin, può prendere un form e streamarlo in un file, un PyFM mi sembra si chiama, che è come il DFM di Delphi. Il difetto che ha è che è binario, cioè viene caricato, non è come testuale, quindi però ci può stare. E quindi puoi progettare la tua interfaccia, esportarla di là e da Python dire guarda, crea il form, questa è la definizione e track, ti ricarica. Leggo 22 agosto 2024. Ah sì. 27. Ho scritto male o forse non si vedeva bene, ma quindi è ancora più recente, vedi che lo tengono abbastanza aggiornato, però c'è la versione sempre 1.0, quindi potremmo anche forse permetterci di. Non ci sta, era talmente piccolo che magari ipotizzavo che avesse scritto, siccome a volte io scrivo della roba e poi penso alla roba e scrivo altro, che è 27 agosto, cioè praticamente l'altro ieri, per cui fine settimana scorsa, momenti. Molto interessante perché sono su notebook, infatti capisco. È interessante perché comunque sono abbastanza aggiornati. Anche gli altri, a dire la verità, probabilmente sulla release di Delphi, o magari sono aggiornati così perché c'è il webinar in previsione con Python for Delphi, non lo so. Però vabbè, noi potremmo vedere in realtà l'installazione tradizionale per un altro motivo, così vediamo se ci sono problematiche legate a. Aspetta che qui c'ho un po' di roba. Ok. Ho un aggiornamento per il 12, sì, che magari c'è in uscita la release, hanno annunciato il webinar, quindi non do nessuna informazione che non si può dare perché c'è l'invito ufficiale al webinar di Delphi 12.2, direi, quindi dovrebbero esserci un po' di cose interessanti, pur essendo un update, non è una major update, ma ci sono delle cose secondo me interessanti, stanno lavorando abbastanza bene. E quindi quello che io farei è in realtà seguire qua le istruzioni del signorino e andare a cercare il mitico Python for Delphi. Tanto ce l'ho tra i preferiti, però faccio prima così. PyScripter, quindi PyScripter è l'account del creator che fa anche PyScripter e lui si dà come nickname PyScripter, quindi c'è un ID che si chiama come lui. Qua c'è uno screenshotino dove si vede un po' come è fatto, cioè un po' la roba, però insomma, l'ho mal usato tra l'altro, mi viene in mente qui in varie live. Feature, lo screenshot non è il massimo perché ci sono delle icone che non si vedono, potevano prendere qualcosa di fatto meglio, quindi è molto meglio. È vero che fai vedere il code folding, però insomma, poteva scegliere uno screenshot un pochino più carino, ma tutto sommato ci sono, le schermate sono un po' vecchie, diciamo, molto meglio di come appare qui. Questo sembra un po', sembra Office, a parte che siamo su Linux, no, dove siamo? No. Questo secondo me sembra uno stile Ubuntu, sarà uno dei temi. Per cui andiamo, no, questo non ci interessa, però appunto c'è tutto il codice open source dell'intero IDE, quindi una cosa spettacolare. Questi sono invece i componenti, questa iconcina che a me piace molto con Python con la sua crestina, poi si mette la cresta rossa tutto adesso, ma in realtà ci starebbe anche un po' un marchio di ogni cosa con Delphi, cresta rossa sopra, che non è un galletto ma è un elmo. Free Components, qui c'è un po' già scritto quello che c'è, tutorial e demo. Ecco i demo, che qua li vediamo tutti, ce n'è veramente una baccata, infatti i demo sono probabilmente la cosa più bellina di questo pacchetto perché fanno capire molte cose, però è chiaro che se tu dici devo partire te le devi andare un po' a snocciolare, non hai un tutorial. In realtà qualche tutorial io l'ho trovato, però così
Quindi questo lo dobbiamo clonare e lo facciamo direttamente da qui. Quindi vado qui, code, gli dico di aprirlo in GitHub Desktop, così mi fa già il login, mi fa già tutto. La cartella dove metterlo, vai qui dove c'è code, public, questo è PyScripter. Io di solito faccio una cartellina con l'autore e con, vedete che gli applicativi open source ce li ho praticamente tutti. Quindi praticamente cloniamo da qui dentro la nostra cartella in locale e via andare, a meno che non mi debba far fare il login. No, lui sta scaricando un po' tutto. Chiaramente anche da riga di comando git clone eccetera eccetera si fa un po' prima, però vediamo un attimo la history. 2 mesi fa è l'ultimo change, quindi quella su Getit direi che se qualcuno vuole installare da lì è buona, perché questa è comunque, modifiche più recenti non ce ne sono, quindi probabilmente o è stato dato un refresh al pacchetto oppure non lo so, è stato aggiornato, ma qui non ci sono modifiche, quindi è andato in ferie. Per cui fix for Linux, add a Windows platform, però sì, è interessante comunque anche vedere un po' tutte le cosine. Quindi clonato, l'abbiamo clonato, quindi possiamo andare in Delphi. Siamo già in Delphi. Dobbiamo installare il package per il nostro ambiente, quindi dovremmo cercare la cartella relativa. Direi che facciamo presto a trovarla, dovrebbe essere abbastanza facile. PyScripter, Python for Delphi, packages, Delphi 10.4 più. C'è un gruppo di progetti, forse questo qui. Direi di sì, qui ci sono tutti, hanno raggruppato in un project group tutta la parte. Questi sono package runtime, questo è un runtime totale, questi saranno la VCL, questo è FireMonkey. Quindi questa è proprio funzioni, oddio, l'ho cancellato, povero tac. Funzioni, componenti VCL, componenti FireMonkey. E poi sotto ci sono i design time package, che sono quelli che registrano i componenti e registrano anche i tool. I tool a design time, quelli per l'ambiente. Quindi è quel motivo. C'è molti che si lamentano che Delphi non ha un package manager. Però qualcuno c'è ed è anche carino da utilizzare. Però il vantaggio di Delphi è anche un po' il supporto a design time. Quindi per averlo io non posso caricare le cose. Oddio, potrei anche avere un package che si installa nel momento in cui apro il progetto, però carica scarica, quindi questi sono installati, installano tutti i tool. Io mi aspetto di poter fare un build all così senza colpo ferire, sperando che non ci sia nulla. Success, done, 0 error, 0 warning. Esatto, sì, c'è cioè sia Delfino, c'è Boss, ce ne sono svariati anche per automatizzare. Ho visto l'installazione dei package. Ci volevano un po' più di toolettini. Ho avuto un po' di esigenze in questo periodo dove mi avrebbe fatto comodo un tool, come dire, un po' più furbino, ecco, da questo punto di vista. Però vabbè, tanto non è un problema. Quindi chiaramente bisogna installare i package design time, quindi uno, ok, anche qui ci sono dei componenti probabilmente. Ah, ok, quelli sono cross platform, questi sono per la piattaforma, il GUI input output. Sì, non è che ci sia tanto, dal punto di vista, è un GUI input output per FireMonkey, quindi fondamentalmente la roba è tutta qui dentro. I componenti che ci sono l'engine, le variabili, i moduli. Ci sono dei componenti che fanno queste cosine qui, mi ricordo un po' a memoria. Non sto a salvare il project group, non sto a fare modifiche. Quello che sicuramente dovremmo fare è puntare alla directory del source per, sbagliato,
sbagliato tasto, per poter compilare, ovvero andare nel nostro library path, qui c'è un po' di librerie che sono per lavoro. Vado qui, public, PyScripter, Python, source, LCL. Dovrebbe essere in realtà quella di Lazarus, quindi non vado ad entrare lì. Componenti FireMonkey, forse c'è da aggiungere anche, esatto, Lazarus component, ma forse c'è roba anche qua dentro, cioè al primo livello. Probabilmente sì, eh no, non volevo fare questo. Potrei leggermi anche la documentazione che c'è. Sì, c'è roba anche qua. Quindi aggiungiamo anche la cartella principale. L'hai aggiunta? No. Add. Ok. Tac, tac. Buona. Buona, buona. Anzi, non buona perché potrebbe esserci in realtà più utile fare anche quella a 64 bit. Quindi andiamo a prendere le stesse cartelle e poi direi che questo chiaramente è un passaggio che facciamo solo perché ci interessa fondamentalmente, allora, add slash vcl add, compilare senza i package runtime, cioè compilare tutto dentro l'applicazione. Quindi è un po' come informare Delphi dove sono i file sorgente, perché quando compiliamo il sorgente di questa libreria, bram, finisce tutta dentro, ovviamente, dentro l'eseguibile. Con il nostro eseguibile siamo a posto. Tra l'altro, con la possibilità di fare anche l'embed dell'engine, praticamente mettiamo un eseguibile con tutta la libreria, magari mettiamo degli script come risorsa, ci mettiamo dentro anche il runtime, nell'exe abbiamo tutto, quindi riusciamo a far funzionare tutte cose, come direbbe qualcuno. Ok, quindi questo dovrebbe essere a posto, chiaramente questa è un'operazione che si fa una volta sola. Qui c'era una bella carrellata dei componenti, Python Engine, quindi se non ricordo male, Python Engine fa operazioni generiche con l'engine, tipo puoi chiedergli qual è la versione, sapere quanti sono i runtime che hai a disposizione, perché si potrebbero avere più versioni di Python dentro nella macchina. Python module, so che è un componente per esporre un modulo a Python, un modulo nel senso che rendo visibile un modulo Python in Python, però tenendo una gestione lato Delphi, quindi questo componente fa un po' da intermediario per simulare un modulo, quindi agganciare una parte di codice Delphi a Python. Python type, create a Python type class in Delphi, create a Python type class, che è una classe in Delphi. Com'è un componente? Non lo so. Adesso poi l'andremo un attimo a esaminare. Python input output, so che è il componente che ti consente di leggere le righe in ingresso e in uscita, cioè fa un po', è un po' come il read line e il write line, però basati verso l'interprete, da e verso l'interprete di Python. Python GUI input output è la stessa cosa, ma va con i memo e quindi vediamo qualcosa video, che può essere utile per quando si fanno le prime esperienze, e quindi ci può essere utile per pomiciare con la libreria, per usare un termine, so, bannabile, no, non penso. PyDelphi wrapper espone Delphi classes and objects high level, secondo me questo è quello che fa un sacco di roba. I level access to Python object from Delphi custom variants. Una unit non è un componente, infatti una delle cose che magari poi si prova ad andare a vedere. Simple demo. Ok, qui lui ha, tra l'altro, è anche lo sviluppatore di Synedit, o ricordo male, questo quello che ha fatto PyScripter. Lo usa molto perché sicuramente Synedit è usato dentro PyScripter, ma non sono sicuro se anche, perché vedo che ha le icone molto simili. Queste icone belline con la serpina. Adesso, giusto perché devo andare a recuperare dell'acqua, perché
non ci metto tantissimo, però volevo fare un esperimento. In realtà, forse sai anche dover fare una capatina in bagno, ma quello è un altro discorso. Però ne approfitto perché posso fare una cosa, ovvero mettere la scena del torno subito, perché la devo provare, devo vedere se funziona, e quindi adesso la devo mettere. Comunque torno tra un istantissimo, quindi. Forse adesso. Ah, mi sentivate, giusto. Cioè, la disattivazione automatica del microfono, ma non ho messo l'attivazione, quindi. Vabbè, ci sta. Che volevo dire? Come vedete, nel tono subito c'è il guerriero spartano al cesso. Subito avevo optato per un guerriero spartano che taglia, è andato, va a innaffiare i fiori, però quella del cesso mi piaceva di più. Potrei mettere anche alternate, che secondo me ci stanno come idea. Reverendo, chi è di mazzo? Cosa stavamo dicendo? Non mi ricordo più. Ah, aspetta, che c'ho anche questa decorazione che è bellissima. Quando rifletto. Si addice molto nel momento di riflessione, ok. Ah sì, volevamo sperimentare. Allora, qui c'è Simple Demo. In realtà io vado a pescarmi un articoletto che ho trovato, però non so se riesco a mettere in primo piano perché dopo non si legge una mazza. Però adesso faccio così, faccio le cose alla bruta, mi faccio un bel programmino. Proprio da zero, che sono le 11, è il caso di iniziare a scrivere il codice. Me lo salvo, se Delphi me lo consente, grazie. Allora ci mettiamo un bla 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 bla, lo chiamiamo pai. O PyPrimer, PyTest, PyPrimer. Ho dato il nome alla unit. Vabbè. Ho sbagliato. Ho sbagliato! Fermati. Questo volevo chiamarlo. Scusa, Hola. Qua. Name main form. Main form, parlo un po' come Giorgione. Ho seguito Giorgione su YouTube, quello che fa lo chef che cucina robe mettendo quintali di olio e di burro. E quando usa questo tono entusiasta dice molto ma molto bene, dice molto ma molto bene.
Mettiamo del burr. Ok, quindi ho preso anche quella gassata, così poi mi vengono dei rotti indescrivibili. Vabbè, ci sta. Ok, quindi applicazione vuota. Io dovrei trovarmi qui i miei componenti pitoniani. Non so dove perché c'è troppa roba qua dentro, c'è troppi componenti, ma ok, eccoli qua. Sì, Python type sono. Non è che ce ne siano tanti, però meglio perché così. Questi sono i componenti che fanno la magia, ovvero ci danno diversi modi, modalità per interagire con l'interprete di Python. Quindi in questo caso noi si va a usare, dunque adesso vado a leggere quell'articolino che spiegava un po' di cose, così mi ripasso tutto questo po' di roba e riesco anche a capirci qualcosa. Annetto che mi sta proprio abbagliando, che non è proprio il caso. Non c'è un modo di mettere questa roba un po' meglio? Questo finestrone, hola, adesso ci siamo già di più. Ci siamo già di più. Allora, let's start with the var pit. Tra l'altro, var pith sotto gli 8 caratteri è veramente legacy. Allora, questa unit che lui dice chiamarsi, cioè dovrebbe anche in realtà proporre qui. Beh, var è un nome un po' sfortunato, però mettiamola qua, uses var pit al pit. Allora allarghiamo anche un po' e poi mettiamo il layout twitch code only, così siamo. Ci dovrebbe consentire di accedere a un po' di funzionalità. Fammi vedere che se vado dentro a vedere anche un po' come varies Python tuple helper function. Comunque qui c'è un enumeratore, l'helper dell'enumeratore. Ora usa la F per i flag, anche se non è molto consistent, ma vabbè, ci sta. Probabilmente magari ci hanno lavorato, però il codice è particolarmente, cioè abbastanza pulito, tutto sommato. Non è malvagio, non è malvagio da vedere così. Ci sta. Quindi qui c'è un po' di routine di funzionamento. Quindi lui dice che fondamentalmente noi possiamo usare Python for Delphi, questa libreria, come i com automation object, cioè come con degli oggetti che andando a pilotare noi cambiamo delle cose in Python, oppure esponiamo come avviene in com, come si fa in Office. Quindi possiamo pilotare Word, ma anche Word è come un'applicazione che esporta delle funzionalità. Quindi noi possiamo fare una cosa simile con l'ambiente di Python. Quindi lui dice si possono usare i Python variants, e poi fa anche un esempio di di proprio di cosa che si può scrivere direttamente qui. Adesso ci provo. Allora, faccio una roba così. Ci metto un button, ok, lo allargo, bene, bene, mannaggia, mannaggia, stai lì, poi mi viene da spiegare robe. Quindi qui io potrei scrivere che var value, due punti uguale, var Python eval, e qui posso mettere un'espressione che dice fai 2 per 3. Quindi qui che cosa mi restituisce? Mi restituisce un variant, ok, che tra l'altro, se non ricordo male, il variant in Delphi è diventato un vabbè, probabilmente è embedded. Però è quasi come se fosse un t-value, no, rimane sempre un variant. Non, ho detto una cazzata, non volevo dire una cazzata.
Quindi show message, quindi se qui scrivo var to str, var to string, e qui metto l value, e questo lo tiro via che non c'entra niente, dovremmo vedere 2 elevato alla terza, perché questo è il prodotto e questo è il elevato alla... vediamo se funziona così. Ah, scusa, no Python engine was created. Devo fare qualcosa di più. Mi dice che no Python engine was created, quindi devo usare in qualche modo un engine. Ah, scusa, come fa lui a saperlo? Quando arriva qui fa un get Python engine, tPython engine. Quindi ci sarà anche un bello Python ok, Python to Delphi, find Python type. Cioè c'è veramente qualunque cosa qui dentro, come ok, quindi come, ah, aspetta, forse devo fare questa cosa. Devo mettere un da qualche parte il Python engine, in modo che lui carichi l'engine, magari configurandolo in qualche modo. DLL name, allora qui la figata, che questo mi ricordo che l'avevo visto anche dal, che si va a pescare automaticamente la DLL che trova. Last no version true, di solito va messo false forse, ma però bello che ci sono diverse opzioni per interfacciarsi all'engine 313. Io non sono sicuro che sia la versione attuale. Allora, online, se andiamo a vedere quale c'è, siamo attualmente alla 3.12.5, quindi io tecnicamente potrei essere un po' indietro. Però fammi controllare 3.11, 3.13, la DLL, questa però come faccio io a sapere qual è la DLL che sto usando? Devo andare in C, programmi Python, 3.11, ce n'ho due però, 3.11, ma c'è anche la 3 13 forse. No, qui in realtà non c'è più la cartella, quindi secondo me lui sta leggendo correttamente, ma sta leggendo da una variabile o da qualche parte d'ambiente che è rimasta settata all'ultima versione, ma io sono tornato indietro perché ancora non avevo il supporto. Ok, quindi questo se lo metto così. Ah, vediamo se va in errore. Se va in errore mi dirà che non trova la DLL, ma allora run senza debug. Con open DLL Python 38 DLL Python, ok, dobbiamo quittare. C'hai ragione. Quindi faccio un false. Ah, reg version. Infatti secondo me è l'ultima versione registrata. Secondo me lui sta andando lì. E in realtà qui c'è anche un API version. Dovresti trovarmi in realtà la 3.12. Facciamo una cosa, proviamo una cosa, fammi vedere. Non volevo fare questo, ma volevo fare questo. Ok, fammi cercare qui. E poi potrei anche andare a vedere il sorgente, in realtà. Anzi, scusa, appunto, fammi vedere il sorgente. Python engine, nel momento in cui va in load, fammi vedere cosa fa. Scusa, ho sbagliato a cliccare. Python interface, initialize, sicuramente qua dentro c'è qualcosa. Datetime import module, datetime, c'è un'altra istanza di Python che gira. Dov'è che si andrà a pescare le... Ciao Vision, ben arrivato, non ti avevo visto. Dove si andrà a pescare?
Program name. Ah, eccolo qua. Aspetta, che andiamo a vedere. Diverso, picture to, set program name, qui lo imposto io, ma secondo me ci sarà un punto dove lui va a recuperarsi roba. Questa è roba dell'engine, cioè roba di Python. Come fa lui a sapere qual è la versione? Facciamo così. Adesso cerco version. Version, get the line number, erase error, Windows file path. Come fai a sapere qual è la versione di Python che ho installato? Time conversion, è un altro discorso. Version tag. Perché io sono curioso, obiettivamente. Sys version from DLL name. Is Python version registered? Ah, aspetta che forse l'ho beccato. Dov'è l'implementazione? Scusami. Helper function, sì, grazie. Ah, era qua. Python from reg version, dai che ci siamo. Major version, reg ver. Ah, ok, qui però gli deve arrivare la versione, la Python version. Quindi questa funzione viene chiamata per vedere se la versione è registrata. Ci sarà un punto in cui viene invocata reg version, ok, che è qui. Esatto, questa è quella che viene recuperata, penso, dal registro di configurazione, quella sicuramente. Python non version. Ah, no, va abbastanza secco Ok, ma tu come fai a sapere qual è quella che scegli tra questi qui? Ah, il componente è una proprietà path della DLL. Sì, però è tutta. Sì, sono in modalità. Sono così. Sto ragionando sul. In realtà. Cioè, se gli do la DLL capisco che lui si recupera il. Allora, facciamo una prova. Che forse mi faccio un problema per niente. Se io provo qui a scriverci di non usare l'ultima versione e di usare la tipo la 111, però lui mi dovrebbe andare a recuperare la versione corretta, cioè dovrei aggiornare sia questo, cioè qui sto solo cambiando fondamentalmente il nome della DLL per il runtime che lui si aspetta di ricevere. Io in realtà vorrei fare così, però lui non si salva nulla, ma vorrei che questa 3.11 venisse recuperata. Vorrei capire dove va a leggere, cioè se è una cosa fissa, perché ad esempio lui qui, vabbè, le PI version effettivamente non è che sia. Perché mi propone questa? No, questa è quella giusta, tra l'altro, adesso che ci penso. Cioè, tra virgole io. No, quella che. Ah, no, non è quella giusta, ma lui non considera minimamente questa qui, secondo me. La salva, ma non la va poi a scrivere. Perché gli dico di usare l'ultima. Cioè, volevo capire se era un elenco fisso oppure lui sta cercando in giro. Direi di no. Se su Windows c'è nel registro di configurazione una DLL compiled for info load Python info from module create, no, mi pare che lui vada abbastanza secco.
O carica la DLL oppure va secco, quindi gliela dobbiamo dire noi. Vabbè, poco male, sappiamo i valori, quindi io so di avere la 3.10, 3.11, adesso mi sono scordato qual era. Programmi, Python, la 3.11 DLL, in realtà c'è anche un 3 DLL, ma sarà un'esportazione. Quindi potrei scriverci 3.11, l'API 1013, Python 3.11 e sono a posto. Quindi potrei dirgli. Carica qua il componente, gli dico non usare l'ultima versione. Questo diventa 3.11, Python 3.11 e buona lì. Vediamo se ce la fa, perché poi se la DLL non è nel percorso, infatti, secondo me non riesce a istanziarla. Quindi devo fare probabilmente un lavoro in più di andare a prendere. Oppure, ah, aspetta, no, non è quello il problema, è che siamo a 64 bit. Quindi probabilmente il problema forse potrebbe essere questo, eh. Vedi mo. Vedi mo, non la caricava perché giustamente io ho installato Python 64 bit e la DLL è a 64 bit. Quindi il mio exe deve partire a 64 bit, altrimenti non ce la fa a. Quindi se metto questo, lui vedo che non salva le proprietà. Ok, ma se io chiudo e riapro, che cosa succede? Cioè, come le lasci? Le salvi lo stesso oppure. Eh no, vedi che ha ripristinato la 3.13. Boh, quindi qui va a secco su quel 64. Ma sì, ma oltre ad essere meglio, qui è d'obbligo perché se la DLL di Python è 64 bit, io non posso compilare un eseguibile a 32 e caricarla perché non sono compatibili. È come la porta della cantina e la porta blindata, quindi non siamo. Quindi gli spengo quel load version, gli do 3.11.3.11 e in quel caso lui la trova e il programma pare che parta. Quindi se parte, se io clicco, mi dà 8 che è 2 alla terza, quindi ce l'ha fatta, direi. Sembra tutta una fatica, però quello che poi sta succedendo è che mettendoci questo componente, io istanzio l'engine, quindi istanzio il mio interprete, quindi presumo di non poterne mettere due, altrimenti si arrabbierà. Adesso quasi quasi ci provo, perché siccome sono diabolico, ce lo provo a buttare. Python engine. Adesso mi crasha l'IDE. No, non c'è il controllo. No. No, ma non. No, perché comunque un engine. L'engine è, diciamo, globale, quindi. E qui dobbiamo usare il sangue che sgorga copioso. E come in tutti i casi, il componente è gestito e caricato dall'IDE, e quindi fondamentalmente mi è esploso l'ambiente, va bene, perché siamo in un contesto nativo e quindi. Va bene, ci sta. Intanto ci sta anche questi sabotaggi. Anzi, guarda, faccio di più o meno. Me lo segno. Mi segno questo punto così. Ok, quindi mi riapro il mio progettino. Tanto non l'hai salvato, no? Ok, meno male, no, perché sennò siamo. Sono riuscito a far andare giù di. Beh, eccezionale no, perché non è un evento eccezionale, però in questo caso. Quindi noi abbiamo con questa unit, questo var Python eval, abbiamo fatto un 2 elevato alla terza, cioè quindi abbiamo il valutatore, lo stiamo usando come valutatore di espressioni, cioè qui scriviamo codice Python, in questo caso una potenza che è molto sintetica. Il valore finisce qui come tipo, se me lo fa vedere, grazie.
tipo variant, perché fondamentalmente arriva da un ambiente dinamico, quindi per castarlo noi quello che possiamo fare potrebbe essere una cosa di questo tipo, ecco, andare a usare le funzioni. Questo non penso me lo compili, no, lo compila tranquillamente. Tanto se poi è una stringa si incazza, però quantomeno mi evito la chiamata alla funzione. Sarei aspettato che non gli piacesse. Aspetta che prima testiamo se gli piace poi veramente, perché no, funziona. In realtà poi io so che è un integer, quindi potrei fare. Ah no, vedi che se già il variant. Ah no, c'ha ragione. Questo essendo un integer, sono io che devo fare int to str e devo riconvertirla. Quindi è un problema lato Delphi in questo caso. Dovrebbe comunque bastare, cioè comunque dovrebbe essere, perché lui vede, è un valore, diciamo, variant, variabile, c'è un integer, lui prova a farla, cioè c'è un integer. Lo mettiamo in un integer e la variant che accetta più valori alla fine è realmente un intero, allora fa l'assegnazione e quindi possiamo anche mantenere un contesto tipizzato. Avremmo anche potuto non usare questo ed essere espliciti, cioè scrivere qui un var to integer, ci sarà qualcosa, var to. Adesso non me lo fa scegliere perché non riesce a capire. No, non c'è un var to integer, è un'assegnazione che si può fare var as Python, var as type, non è necessario, pensavo fosse necessario, niente, tanto meglio, o non mi ricordo io, adesso mi andrò a spulciare. La stringa effettivamente è un tipo più complesso, però vabbè, ci sta. Comunque ci facciamo fare la conversione. Allora, il problema principale, ecco, è che per questa esigenza, oddio, se questo fosse una roba che proviene da una configurazione, cioè banalmente, il var viene convertito in integer con un cast automatico, però anche la stringa si direbbe. Cioè, anche se faccio così, vabbè, va in errore qui sotto perché tipo. Mi sembra che lui si arrangi, cioè ci provi quantomeno, poi tutt'al più mi sbatto un errore runtime, ma tutto sommato, cioè, ce la fa. In realtà, qual è la potenza di questa cosa? Che questa roba potrebbe anche essere, per dire, scritta dentro un edit. Quindi io vado sull'edit, lo chiamo. Lo svuoto, poi gli do un name e lo chiamo expression edit, quindi lì ci mettiamo un'espressione. Questo pulsante lo chiamiamo evaluate button, valuta, e nel momento in cui, quindi qui dentro ci scrivo una roba e poi dopo premo il pulsante e vado a valutarla. Expression edit text, io potrei tranquillamente giocare tcaption 20 string. Ah, ok, vuole una stringa, un ansi string implicit cast. Ah, questo è proprio un ansi string. Vabbè, poco male perché tanto posso castarlo io, quantomeno non mi assumo la responsabilità di eventuali perdite, ma non mi aspetto di trovare quantomeno inizialmente dei caratteri Unicode. Poi, quindi se scrivo questa roba e vedo 8, però se scrivessi 3 più 2 vedrei 5, se scrivessi solo 3, so che è piccolino, però sto scrivendo vedrei ovviamente 3. Se scrivessi 3 diviso 0, bam, division by 0, che 0 division error, che probabilmente in realtà è l'eccezione che viene poi propagata all'esterno. Mi piacerebbe guardarci dentro per capire se c'è
una parte anche di Python, ma penso proprio di sì, perché comunque è il runtime che darà questo errore. Però se viene già castato nel division by zero come eccezione di Delphi, però zero division error, quindi non è quello di Delphi, quello di Delphi è diverso. Non lo posso scrivere nel codice perché sapete, se scrivo varel 2 punti uguali 3 diviso 0, siccome è letterale, lui dovrebbe fare il build. Di solito penso che non me lo faccia. Qui me lo fa mettere perché secondo me poi non lo va a stampare. Di solito, ah, aspetta, questa è la divisione decimal, quindi fa un. È questa che non accetta. Ok, allora mi ricordavo bene. Division by 0. Chiaramente non deve essere fatto in modo letterale perché quando lui compila lo slash, che invece mi darà un più infinito, mi darà un, perché ci sono i numeri reali, quindi probabilmente mi dà un responso diverso. Aiuto, non ho più voce. Molto interessante, diciamo che è il valutatore di espressioni più costoso al mondo, no? Nel senso che chiaramente fare una operazione banale è impercettibile, e se questa fosse roba che noi carichiamo da una configurazione, sarebbe, questo entrare alla seconda, sarebbe veramente eccezionale, perché noi avremmo il vantaggio di poter farci valutare. In Delphi avremmo anche il live binding, volendo, potremmo utilizzare, però potremmo integrare con poche righe un valore di espressione, trascini i componenti dell'engine, te lo configuri, vai a chiamare quella funzione, importi la unit, chiami quella funzione var python eval, ti fai valutare l'espressione e ottieni il risultato. Ci sono però anche dei demo dove c'è un, non so se la funzione è la stessa, non credo, però questa è abbastanza semplice. Però so che ci sono iterate, ci sono var python strings eval, quindi questa è la cosa più semplice che si possa fare. Però ci sono anche funzioni dove io porto dentro valori di variabili, gli do un nome e in espressione le posso vedere. Quindi io potrei dire: prendo x e a e b, porto in un'espressione a e b, l'espressione Python potrebbe scrivere a più b oppure a per b. Recupero il risultato e me lo stampo, quindi l'operazione la faccio di là, ma porto di là dei valori, il risultato torna di qua e lo stampo, e quindi ho un bel valutatore di espressioni. Chiaro che questa cosa, se la mettessi in un ciclo, un prodotto, un'elevazione a potenza fatto con Delphi e fatto con questo, non è che siano proprio performanti uguali, chiaramente. Cioè, qui c'è un interprete. C'è un runtime che viene caricato, cioè, chiaro che noi facciamo un'operazione spot e non ce ne accorgiamo, ma ha una sua pesantezza, ha un suo overhead, quindi. Però un'operazione spot, che poi se dovessi fare più operazioni una volta, io metterei un payload con i dati da elaborare, faccio tutte le elaborazioni in Python in maniera dinamica, recupero il risultato. L'importante è non andare troppo spesso di qua e di là, perché questo, chiamiamolo marshalling, probabilmente qualcosina un pochino consuma, ecco, da questo punto di vista. Ci sono altre cosine che si potrebbero fare, quindi puoi usare Python for Delphi per creare extension module, quello sarebbe una cosa interessante da provare, forse magari ci metto, sicuramente non questa volta, anche perché siamo già un po' su un orario limite e non voglio tediare la gente più del dovuto. Se ho un oggetto esistente e voglio portarlo in Python, posso usare il PyDelphiObject e wrappare ogni oggetto Delphi. Quindi lui dice: mettiamo di avere, lui fa l'esempio, dai, che appoggiamo un po' con questa di creare una unit, non so lui come la chiama, adesso io la chiamo PyPrimer colors.pass. Ci scrivo type, qui fa l'esempio con un colore, RGB color, uguale class, quindi lui si fa una classe e ci mette private, ci mette il solito red, green, blu,
integer, quindi zero, facciamo, potremmo mettere anche dei byte, ma non voglio usare dei tipi di dati. Sì, red, oh bello, qui se nell'esempio si è scordato un pezzo, ci manca il tipo, quindi mettiamo le nostre proprietà, green, write green e poi property blue, proper to. È la versione inclusiva della property o sarda, dipende da. Potremmo dire la versione sarda. Per me è una cagata pazzesca! Volume un po' alto, secondo me qualcuno è saltato sulla 6. Ok, quindi questa classe, e quindi lui dice se vuoi usare ogni colore. You make a wrapper inherited from TPy object. Ah, quindi ho una classe da ereditare per per poter fare il wrapper, cioè io dovrei dire un chiamiamolo PyRGB color, è una classe che eredita, qui dice da PyObject. Non mi chiedete in che unit sia perché non lo so, dovrei guardarla, ma non ho un esempio completo, quindi devo un po' andare a inventare, però qui quindi lui dice tu ti fai il tuo color di tipo RGB color, fai in public, fai un create dove tu ti fai passare Python type di tipo tpython type. Allora, con il rischio di far crashare l'IDE ancora perché questa parte non l'hanno curato. Ah, sempre in Python Engine. Ok, la unit è sempre quella, va bene. Era più semplice di quello che sembrasse. Praticamente noi facciamo l'override di questa roba, ma in realtà ce l'abbiamo già in getAttribute, setAttribute. Abbiamo questi metodi, complimenti per la formattazione, dove lui ci passa questa roba e c'è anche questo wrapper. Qui parte già con una cosa abbastanza complicata, forse. Magari mi serve a me, ma non mi ha messo il resto. Mannaggia, forse lo troviamo online. Mi ha portato qui, ma non mi sembra che qui ci sia roba utile da usare. Perché mi hai portato a questo indirizzo? Non lo so. Dovremmo trovare qualche esempio dove già. Perché non ho idea di che cosa lui vada a impostare. Secondo me lui qui mi dà la chiave e il value. Dovrei trovare un esempio. Forse devi avere uno uses. Sì, l'abbiamo trovata. Devo implementare questi metodi. Questo secondo me serve solo a chiamare il tipo discendente e a fare la creazione del nostro oggetto. Tra l'altro qui non ho messo neanche il destroy, che secondo me, mettilo qui, grazie, che mi piace di più. Secondo me ci dovrebbe stare. Poi dopo destroy if assigned color free and nil, anzi color free o color free e basta, tanto poi quello lo fa già il controllo. Questo get attribute secondo me noi dovremmo fare una sorta di case. Vado con un if perché non ho voglia di fare il dizionario, ma una cosa del tipo che se la chiave è red
Result diventa color.red. Non va bene perché andrà convertita in qualche modo, forse. Else if key uguale green result punto uguale color.green. Lo so che sono, ma ci sarà una funzione helper, no? Var py object. Vuoi che non ci sia una funzione per fare quel tipo di conversione lì? Io non lo credo. Python create object variant. Forse devo usare questo. Devo creare un oggetto Python da quel valore. Secondo me scoppierà tutto, però in realtà sono curioso di vedere che diavolo succede. Else if key uguale. Che ti arrabbi? Ah, perché qua crea. Scusa, che vuoi? Ah, lo vuole l'oggetto, non lo va a creare lui. Ah, sorry. Crea un variant dall'oggetto. Variant as py object. Var Python create. Variant as py object. C'è anche questo però. No, diciamo che non si possono fare poi le cose a caso, però. Potrebbe essere molto pericoloso. Poi non mi sembra che gli piaccia lo stesso. Ah, sorry, devo. Aspetta, forse ce l'ho su questo oggetto, l'engine. Non è che ce l'ho qui come. Adjust, compare, get attribute object. Ale, qui dentro c'è di tutto e di più. Non funzionerà mai, secondo me non funzionerà mai. Piace? Diciamo che gli piace da compilare, ma bisogna capire. Blu, secondo me non funzionerà mai. Tant'è, vediamo. Ad esempio, qui non so neanche cosa restituire. Quindi non potrà funzionare per forza, non so cosa metterci, ma me lo dovrei un po' studiare, secondo me. Wrap Delphi Unit. È che questo esempio non lo trovo scaricabile, mannaggia. Vabbè. Dovrò vedere qualche giusto, però ci sono gli esempi anche su GitHub. GitHub era per il gusto di vedere qualcosa. No, non devi cercare nel mio account. Era per il gusto di vedere qualcosa funzionare. Potevano dare un nome migliore ai Python GUI, che questa forse è la cosa più semplice sicuramente da fare, forse era meglio se facevo quella, però mi servirebbe Ciccio, che
tu mi spiegassi, mi facessi vedere come funziona questa roba qua. Demo CPP, pure eccolo qua. PyObject, qualcosa di più semplice, wrap types. Giustamente ci sono le wrap Delphi classes, questo è un source. Qui c'è il wrap di un punto, vediamo che diavolo, come diavolo si fa. Fin qui, puoi aggiungere anche i metodi, puoi aggiungere tutto. Ok, e come lo implementi? Get attribute if key variant as PyObject. Beh, più o meno, dai, mi c'ero avvicinato, anzi, probabilmente qui l'avevo fatto giusto. È abbastanza intuitivo, tutto sommato, come da vedere così. Usa addirittura il with che, no, tengo la mia versione. Key uguale x, variant as PyObject. Ah, ok, qui wrap, hanno messo direttamente la struttura perché io sto creando il wrapper di un'altra classe, però se avessi combinato tutto assieme. PyLong from long, ah bello, posso usare anche il PyInt, PyNumber, long, PyLong. As double, as integer, PyLong from long, quindi, ma si usa anche per gli interi. Questi sono interi, immagino. Sì. Ok, allora uso mi fa vedere le due varianti. Beh, vabbè, che si può usare questa come variant oppure, preferisco questa che magari mi fa anche il controllo del tipo. Se funziona, prende un long, quindi va bene. Else, ok, ci manca else result. Inherited get attribute key, cioè chiama la versione ereditata che poi andrà a tirare su un'eccezione, immagino, oppure fa quelle standard. Unicode from string va a fare le va a chiamare un'implementazione, probabilmente guarda le proprietà di base. Ok, e questo l'ho capito. Create with get attribute, il set attribute sarà uguale ma rovesciato. Quindi diventa una roba del tipo zan zan, del tipo parte da zero, vai a recuperarti l'engine attivo, get Python engine, e una volta che ce l'hai, quindi diciamo che abbiamo smarcato questi punti. Qui c'è il solito discorso key uguale red. Pare che questo potrebbe essere totalmente dinamico, cioè lato Python io potrei scrivere anche pippo 123 e qui controllare se la stringa è pippo 123 quando accede al nome della proprietà e poi in realtà mapparlo su cose completamente diverse, quindi non è che per comodità sì, faccio questa cosa, ma then, allora, che è sta roba? Mi dice py arg parse, che endo sta? Dove l'hai trovata questa roba qui? Fammela vedere, fammela toccare. Sono tutte demo, sempre in, sempre in Python Engine. Ah, scusa, non la trovo perché devo richiamarla dall'engine, giusto? py arg parse. Quindi lui che fa? Prende l'object,
point setter. Questa scrittura non mi è molto chiara, non mi sconfinfa. Format i due punti point setter. Questa non è una scrittura che va bene per tutti. Ah, forse è quello che si aspetta di avere di là. Ah, ho capito, perché probabilmente in questo value arriva roba che va spacchettata, quindi questo parse non capisco se questa i usa il puntatore alle property della classe Delphi. Non sono. Point, cioè tu dici che quel point. No, però probabilmente è come lo identifico di là. Qui ci sono addirittura due i. Qui c'è da capire un po' meglio il funzionamento di questo, di questa roba. Che tra l'altro è proprio una funzione importata dritta dritta dalla DLL. Forse là però sta dimostrando qualcosa in più, da un certo punto di vista. Ma se io provassi a fare una cosa, in realtà, cioè il giro inverso, ovvero variant as PyObject, PyObject as variant. Cioè io prendo il value. Banalmente dico fColor.red, io provo a giostrarmela così, perché in teoria quello che entra, sì, perché sono argomenti, usa gli args, perché in Python le cose possono essere molto diverse, anche parametriche, quindi però ci vorrebbe un po' di documentazione su quel punto lì o vedere qualche esempio in più. Quindi probabilmente non funzionerà. Anche perché poi questo oggetto non ho idea di come usarlo, quindi forse prima mi conviene capire meglio qual è la dinamica di funzionamento e poi magari riesco, se no rischio di engine PyObject as variant value else inherited set attribute key value. Allora, intanto io lo butto lì e poi vediamo. Ci vorrebbe anche questo wrapper, che roba è? Che così sembra un wrapper. Lui che fa? Ah, forse sta per representation, cioè la stampa in stringa dell'oggetto per rappresentarlo. No, questo mi sta bene. Devo solo importare la system, direi sysutils per la format. E qui come rappresentazione ci mettiamo color red fcolor.green fcolor.blu e qui ci mettiamo i tre parametri. Allora, questa roba compila, ma è impossibile che vada a dispetto del nome del canale. Però insomma, adesso ho fatto l'esempio completo, qui andavo anche un po' in
Ero anche più contento. Come la uso sta roba? Non c'è scritto. Non c'è scritto una mazza. Non c'è scritto nulla. Dovrei andare a pescare un altro po' di documentazione. Niente, qui mi devo approfondire, non c'è niente da fare, quindi devo andare a studiare, diciamo. Però deve iniziare a essere interessato, cioè su alcune cose si avvia in maniera abbastanza intuitiva, però chiaramente stiamo parlando con DLLC, quindi dobbiamo fare le cose fatte bene, altrimenti ovviamente va tutto a marengo e non è proprio il massimo, quindi rischiamo di... non succede niente, però l'applicazione ovviamente va in crash, quindi devo... Cioè, c'è anche gestione della memoria e qualcosa, dobbiamo un attimo approfondire come funziona questa parte, però l'idea è quella di, magari proseguendo la prossima volta, di fare una carrellatina e vedere un pochino di cose in più. Quindi sotto nel lobby, così c'è il gattino che ci saluta. Però è molto interessante, ecco, da questo punto di vista, soprattutto quella valutazione di espressione così in maniera quasi automatica, non è male, non è male, ci potrebbe stare. Niente, quindi io direi ci diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi cercherò adesso di fare il live ride. Ah, c'è la, scusate, c'è la... C'è l'emoji del mio canale, quindi che è molto più bella, con il guerriero spartano. Tra l'altro, siccome nessuno lo ha riscattato, ma giustamente nessuno lo sa, non ne ho fatta molta pubblicità. Questo è un canale serio, si parla di programmazione, qui non ci si diverte, e quindi per la serietà vi faccio vedere che per il canale mi devo togliere gli occhiali. Guardate come sto bene. Vi do la buonanotte così, che sembro, mica sembro, oddio, adesso non riesco a leggere perché no. Provo a mettere gli occhiali sull'elmo, che deve essere una figata. Oh mio Dio. Maronna, maronna. C'è Denimal che fa godò, perché non leggevo prima. Oh, col casco e anche gli occhiali è una roba veramente, cioè già, vabbè, non è che sono guardabile in un altro modo, però così è una cosa veramente fotonica. Però adesso mi faccio uno screenshot con il gatto qui sotto, con l'altro non si vede la cristina rossa, guardate, una roba veramente da panico, eh. Forse riesce a metterli sotto il casco. No, non ci sta, ho già provato. Alla Ian Barker, esatto, che se passasse adesso sarebbe fiero di me, perché no, sono troppo terribili, però ci sta. Perché appunto, però danno un tocco di classe, però no, non voglio graffiare la... È parte di un costume di carnevale, quindi ho preso solo questa parte. Però siccome siamo un canale serio, noi facciamo programmazione con l'elmo e quindi con la sciabola fra i denti e gli occhiali sopra al... Pensate andare in guerra così, il primo che mi dà un papagno, mi rompe gli occhiali, dopodiché sono spacciato, cioè se fosse tipo il Signore degli Anelli o roba del genere, avrebbero Trono di Spade, mi avrebbero già praticamente fatto a pezzettini, ma vabbè. È un peccato che nel raid non si veda la cam, perché sarebbe bello fare raid a qualcuno conciato così, però siamo un canale serio e quindi noi ci armiamo e programmiamo. Armiamoci e programmiamo. No, questa non ha dei ricordi poco belli, non è bello dirla, soprattutto su Twitch. Come si chiama? Andiamo a vedere se c'è qualcuno qui fare un raid. Conoscerlo è scritto con l'underscore finale, proprio. Adesso vado a vedere che sono con... cioè, ingestibile. Allora, adesso me la tolgo perché non ce la faccio. Pare che ci viene un caldo qua sotto. Questo va bene per l'inverno, quindi la metto così, la tengo con... Tra l'altro cioè l'hanno fissata, cioè,
pregiata fattura, da notare il supporto con la vite proprio, quindi fatto con la vite è roba, cioè quando si fa le cazzate bisogna farle bene, come... Allora, vado su Twitch anche se sono già su Twitch, così... no, disattivami l'audio. Chi è costui? Ah, questo qui. Ma italiano, inglese, boh. Vediamolo. Direi che è italiano. Sviluppo software e giochi, questo non lo conosco, quindi lo andiamo a raidare all'istante. Ma hanno cambiato qualcosa su Twitch, vedo un'interfaccia un po' diversa, quindi si potrebbe inserire le lenti rosso azzurre, quelle di sciatore, dai, già abbastanza trash, più trash di così non è meglio non farlo, se no. Ah, posso anche bussare al canale, no, va bene, dai, preparo il raid adesso, cazzatina a parte, facciamo un raid a questo che fa sviluppo software, se non sta andando a letto, ma è live da 1 ora e mezza, no, forse no. Tanto c'ha delle card con Trello sotto con lo sfondo Git, quindi qui si sviluppa, anche questo è uno dei canali che vale. Non siamo in tantissimi, ma ci andiamo. No, grazie come sempre per la presenza, per essere... È un po' chiacchierone, beh dai, è meglio chiacchierone che alcuni che non parlano. Ho visto adesso che c'ha il counter delle Madonne, quindi questo è perfetto, è proprio. Ah, sono curioso di vedere che cosa fa di bello. Adesso lo raidiamo, quindi rimanete così potete acquisire punti canale col raid, perché chi rimane al raid prende, perché metterò più cazzate riscattabili con i punti canale. Adesso mi inventerò per forza qualcosa. A spegnere la luce dietro, tra l'altro c'è un tastino, se lo schiaccio questo faccio effetto buonanotte, quindi quasi, si vede quasi meglio così, e quindi è tutto integrato, e qui se mi si disinstalla qualcosa non riesco più ad andare in live, vabbè. A proposito di chiacchieroni, no, faccio il raid a questo, grazie come sempre per essere tornati, perché era 1 mese e mezzo che sono fatto delle vacanze un po' lunghe, anche se non ho fatto poi 1 mese e mezzo di vacanze, ma volevo sistemare un po' alcune cosine, quindi ci sta, e fare un po' di altre cose. Adesso riprendo regolarmente, se tutto va bene. Esatto, c'è l'emoticon che si possono usare anche per altri scopi, quindi alcune sono bloccate perché sono quelle per i sub, che sono anche quelle un po' più belline, però vabbè, c'è di meglio, ma ci stanno. Alcune mi piacciono, ecco, le uso anche in giro. Mi preparo per il raid e direi che salvo imprevisti, ma c'è sempre il canale Telegram. Noi ci si vede, dove sono solo gli aggiornamenti delle live e c'è anche il calendario. La prossima settimana, dove continueremo, però troverò modo di studiare un po' qualcosina in modo da essere più preparato, avere qualcosa da seguire quantomeno, così invece di andare un po' a caso vado un po' più. Però intanto siamo fatti un ripassino e siamo già, come dire, abbiamo già iniziato bene, quindi siamo già sulla buona strada, per così dire, per quel che mi ricordavo. Quindi di nuovo, buonanotte a tutti, anzi adesso faccio il classico, la metto più bassa perché così rompe meno le scatole, la musichetta di sottofondo, anzi forse ce n'ho una proprio per la chiusura. Sì, che è meglio. Metto questa che è più bellina. Assomiglia un po' a quella della palestra. Nella palestra c'è il centro benessere che ha una musica che sembra quella. Quando mi torno a spogliare e vado a casa è un po' così, no? Sembra quei film che finiscono bene, ma uno ci ha lasciato le penne, ci sono i titoli di coda. E lì più o meno è così in palestra. Quando arrivo alla fine sono talmente un po' altina, un po' troppo alta, ma ci sta. Quindi vi saluto alla prossima settimana, buonanotte a tutti, rimanete per il raid e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao, così provo anche la scena di ending che vediamo com'è e se si vede bene. Ciao a tutti, ciao ciao, devo vedere qual è. Buonasera.